Amici e amiche di Kenobisboch, io sono Kenobit, questo è il mio caffè, questo è un arcade stick e quello che vedete qua sotto è Cosmopolis Galivan. E a fianco vedete il logo della Nichibutsu, perché quel gufo meraviglioso, uno dei loghi più belli della storia dei videogiochi, ci segnala che continua la settimana della Nichibutsu. Una settimana così, un po' improvvisata, che però mi sta piacendo, mi piace appunto, come dicevo prima, fuori onda, mi piace l'idea di queste piccole monografie che potrebbero attraversare i buongiornissimi arcade di quest'anno. E quindi, prima di tuffarci nel gioco vero e proprio, facciamo un attimino di storia. Innanzitutto ci guardiamo il flyer, perché è fighissimo. Illustrazioni bellissime, io ho questo fetish totale per i flyer arcade. Ricordiamo, i flyer arcade erano i manifestini, le pubblicità che venivano date non tanto agli utenti finali quanto ai gestori dei locali, dei padroni di bar, padroni di sale giochi, eccetera, eccetera. Quindi qua vediamo Cosmopolis Galivan, che questo Galivan è un nome un po' strano così, cioè da dove ti viene? Ok che suona bene Galivan, però da dove ti viene? E la cosa interessante è che in quel periodo la Toei stava facendo dei telefilm che si chiamavano. Era, la serie si chiamava Space Sheriff e c'erano due di questi Space Sheriff. Uno si chiamava Space Sheriff Gavan e l'altro si chiama Space Sheriff Sharivan. Quindi Gavan più Sharivan gli è venuto fuori Galivan, era una chiara ispirazione a questi cosiddetti Metal Heroes della Toei, sceriffi spaziali, infatti sceriffo spaziale Cosmopolis. La Nichibutsu, come suo solito, è capace di rubare. Scusate un attimo, mi è suonata la porta, potrebbe essere Pavlotti, scusatemi, devo interrompermi. Signore e signori, Pavlotti! Ciao Pavlotti! Allora, scusatemi, sceriffo spaziale Pavlotti, dove eravamo rimasti? Allora, dicevamo che Galivan è un gioco della Nichibutsu che si ispira chiaramente a queste serie TV della Toei sugli sceriffi spaziali e quindi adesso ce lo possiamo giocare. Cosmopolis Galivan Nichibutsu 1985. Io sono Kenobit, questo è praticamente l'ultimo sorso del mio caffè, lui è Pavlotti e cominciamo. Aspettate che ho tolto inavvertitamente anche il logo della Nichibutsu, questa cosa non va bene. Ecco, senza logo della Nichibutsu. Allora, come vedete all'inizio siamo degli umani e possiamo solo tirare pugni e calci. E possiamo anche morire come mosche, così a occhio. E siamo già morti, infatti. Buongiorno a Dutresh, buongiorno a tutti. Sono già morto. Ok, adesso ci siamo trasformati e questa cosa è fica. Non so niente di questo gioco, come potete vedere. Oh! E adesso spariamo come dei. Wow! È verticale, scelta particolare per uno shoot and run, ma come faccio a scendere? Non riesco a scendere. Cioè, è bizzarro. Ah no, devo. Scusami, quanti tasti ha questo gioco? Ha tre tasti. E uno si usa solo per quello, va bene. Buongiorno Francesca Stealth Bunny. Riproviamo. Galivan, due left. Mi piace che nei giochi della Nichibutsu spesso ti dice
il nome del personaggio che stai usando e quanti te ne rimangono, quante navi. Il primo personaggio mi uccide così. Buongiorno Simone Eclettico. Ho già perso tutto. Ah, le molle, ecco, ho capito. Ho capito, ma muoio, mamma mia. Benvenuti in sala giochi, eh. Aiuto! Lo so che devo scendere, ma... Oh. Power a me! Scendiamo! C'è violenza? Voglio quello, voglio quello, voglio quello! Sono troppo uno sceriffo spaziale! C'è qua qualcosa di bellissimo, vero? No, non c'è una ceppa bucata. No, non posso tornare umano proprio adesso! E muoio, infatti! Muoio e mi fai cominciare così. Io ti faccio anche cadere il lampadario, però muoio poi. Mamma mia, con l'amici Butsu c'è sempre violenza. Ed è tutto vero. Tutto, tutto verissimo. Mi chiamo Fabio Bortolotti. Riproviamoci. Sono qua. Vediamo che cittini ci sono per dopo. In questa partita la facciamo ancora pulita. Infinite power. See the deep switch menu to enable invincibility. Vediamo. Deep switch. Ah! Power invulnerability. E life invulnerability. Bello, avevo i cheat già embeddati nei... Così, allora mi metto... Power invulnerability. Così semplicemente non mi toglie il potere. Quando mi... Perché quando ti colpiscono ti toglie il poco potere che hai. Tanto ho come l'impressione che succherò fortissimo lo stesso. Vieni, vieni, vieni. Ecco, adesso abbiamo capito come... O forse è perché ho messo power invulnerability. Vabbè, ma così è troppo facile. Cioè, se mi faccio colpire... allora non c'è gusto così. Non c'è gusto, fatemelo togliere subito. Così muoio, ma... In acqua. Fuori dall'acqua. Dinosauri. No, cosa sono? Cavalli di metallo?
Ciao da Bisboch! Mi si age questo galivano! Ho persino tirato fuori i poster di... delle serie coi Metal Heroes della Toei per poi morire così! È duro il Galivano, amici, è molto duro. Franco Galivano, Andrea, dovresti cantare una canzone. Si muore come le mosche. Allora, adesso è il momento di rimetterci quello, perché così andiamo un pochettino avanti. Anche perché oggi purtroppo sarà un buon giornissimo, un po' più breve, perché ho del lavoro da fare anche in vista di questa sera che abbiamo ospite nella nostra miniserie di... vabbè, vaffanculo. Di interviste ai guru del settore. Abbiamo con noi Noah Falstein, l'autore di tante figate, tra cui in ambito arcade Sinistar, e in ambito domestico è senza dubbio la cosa più famosa che ha fatto, anche se a onor del vero, come si dice, Sinistar è un pezzo di leggenda in America. Però lui, Noah Falstein, ha fatto quel capolavoro di Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis della Lucas. Ce l'ha là sulla Nikibutsu con queste idre di metallo, eh? Tanto è un gioco senza continue. Non ho avuto il piacere di lavorare anche con Noah Falstein, amico Catoblepa. Lì su quel fronte lì ho avuto... con Thimbleweed Park ho avuto il piacere di lavorare con alcune delle leggende di quelle che sono le avventure grafiche, ed erano David Fox, Ron Gilbert e Gary Winnick. E via, ma quando muori? Perché mi ha dato solo una di quelle sfere blu? Sono indeciso se cittare ancora un po' oppure no, perché questo è un gioco che se non citto non andiamo per niente avanti. Ci prendiamo questa P. Ullalalalalala. Questi fulmini sono veramente un dito al Q. Andiamo, prendiamoci la nostra P. Quello lì non mi fa passare. La super P. Molle, rimbalziamo in questo... Madonna, cosa sono piramidi, teschi? Sembra la copertina di un libro di fantascienza degli anni 70. Di una difficoltà disarmante. Infatti... non è mia abitudine citare così tanto, se non per motivi di curiosità scientifica, ma in questo caso, volendo vedere il gioco, andiamo in acqua. Gli squaletti. Di qua non si va? Invece sì, si va. I centauri.
aveva veramente questo immaginario da telefilm giapponese anni 80. In effetti, gli Space Sheriff erano poi una roba. Non erano gli show dei Sentai, che poi erano quelli che sarebbero diventati in Occidente i Power Ranger. Però erano prodotti anche quelli lì dalla Toei e avevano quello stile inconfondibile a base di personaggi, lotte, arti marziali mescolate alla tecnologia. Ed è ancora lo stesso boss. A questo punto io provo, visto che ho il potere dei trucchi con me, cito di brutto. Ha! Sarei proprio curioso di vedere un long play di questo gioco 1CC. Sai chi lo potrebbe fare? Forse i Mamiya Retro Avengers, c'è qualcuno che lo fa. E il gioco ricomincia da capo, da qua? Cioè, l'hanno fatto così difficile. A me sembra esattamente il primo livello. Volete dirmi che ricomincia ma più difficile? Adesso baro fortissimo, eh. Perché magari provo ad andare di sopra, ma non si può perché non ci sono molle. Cartman, freni per stasera. Anche io, ti giuro, anche io. Non vedo l'ora. Incappiamoci qua stavolta. Sentite la musica sotto, tra l'altro. Ok, beh, comunque l'abbiamo letteralmente visto tutto, se il primo livello è uguale e i due boss sono uguali. Certo, già era facile, diventa super impestato. Adesso sto barando chiaramente perché voglio vedere se è effettivamente vero che il gioco fa un loop dopo due soli livelli. Mi sembra proprio quello che succede. Questo livello è identico. Sì, adesso c'è. Ah no, invece no. È diverso. Siamo di nuovo nella copertina del libro fricchettone. O forse c'era anche prima. Ah no, devo andare. Qua. No, Grazie, dobbiamo andare. Bisogna scendere di qua. Ok, mi prendo questo. Ah, ok, allora il livello no. Il livello è ufficialmente uguale. Solo più difficile. Tu pensa a questa Nichibutsu. Allora, vieni o no? Beh, io baro. E dopo questo boss toglierò il mio cheat dell'amore e della magia. C'è qualcuno che cita la versione Commodore 64, un gioco che è stato, come molti giochi della Nichibutsu, convertito allegramente in ogni dove. Mi tolgo l'invulnerabilità. Adesso vediamo in quanto tempo muoio. Cos'è? Ho preso l'Ebola, no. Sentite la musica col chitarrino. E adesso questi qua mi fanno malissimo. Sono diventato uomo. Come posso io, uomo,
un semplice uomo prendere a calci questi centauri d'acciaio. Mi pare stroncatello su Zap, dice Francesco Bicci. Non mi stupirebbe. Game over. It's a game over. Metterò Kenobit questa volta perché vediamo se abbiamo tanto spazio come loro. No, come Kenobit? Kenobit? No. Keno... Sono arrivato primo, grazie. Grazie al potere di barare, sono arrivato primo. Cosmopolis, Galivan, Nichibutsu, 1985. E quindi direi che posso salutarvi, è stato un buongiornissimo un po' più breve, ma vi do appuntamento oggi alle 14 con Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis, in vista di questa sera alle 21.30, primo streaming dell'anno con me e Babic contemporaneamente, ma soprattutto primo streaming dell'anno e anche della vita con Noah Falstein, uno dei due autori di Indiana Jones 4. Quindi questa sera sarà un altro talk show che non vi sbocciaro in diretta su Twitch. E quindi ciao amici e buona giornata!